Hiro, bentornato. Attenzione che oggi siamo arrivati al nono episodio. Ci troviamo qui con Ale direttamente da Sofia. Però oggi è una puntata un po' particolare, perché per la prima volta avremo un ospite che siamo connessi, e proprio per questo motivo qui magari il podcast sarà un po' differente. A livello audio potrebbe suonare un po' male, perché noi siamo da una parte, attraverso mezzi tecnologici il nostro ospite si trova in Italia, a Roma. E nello specifico, prima di introdurre l'ospite, andiamo a dare una piccola spoilerata sull'argomento. L'argomento del non potevamo non trattarlo, cioè non potevamo non trattarlo nella saga degli investimenti, tra virgolette, online, soprattutto oggi super attuale, non potevamo non trattarlo. Cos'è? Finalmente siamo arrivati nel campo delle criptovalute. Criptovalute, criptomonete, questo mezzo di scambio tecnologico che effettivamente può avere uno scopo, un'idea sulla parte di trading online, però chi meglio del nostro ospite ci può dare una mano per comprendere al meglio questo mondo e poter operare in questo settore. Quindi diamo il benvenuto a Mirko Falleri. Ciao Mirko! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Hai sentito che bella sviolinata di introduzione, bella potente, quelle cose che piacciono tanto. Brava, super meritato. Esagerati. No, assolutamente. Poi comunque con Mirko già ci conosciamo da qualche annetto, però magari per i nostri ascoltatori potenzialmente non ti conoscono tutti, quindi ti chiediamo se è possibile fare una piccola biografia, un piccolo riassunto della tua storia, non da quando sei nato, però quasi, ad adesso, dai. Ok, sì. Allora, la mia storia, diciamo, nel mondo cripto inizia qualche anno fa alla Camera dei Deputati, dove ho iniziato a fare una serie di eventi dedicati proprio a blockchain, criptovalute e SEO. Da lì ho conosciuto tutto l'ecosistema, mi sono appassionato e è diventato un po' la mia professione, in quanto attualmente, insomma, svolgo il ruolo di advisor in vari SEO a livello anche internazionale. Ho aperto un punto qui a Roma, si chiama InfoCoin, un punto di raccolta dove a breve, è una spoilerata perché non lo sa nessuno, a breve metteremo il primo ATM a Roma. Anteprima. Bene. Sì, non lo sa nessuno perché me l'hanno confermato pochi minuti fa, quindi è possibile che lo sappia qualcuno. E niente, poi ho fatto dei progetti insieme a voi, MF Crypto, abbiamo fatto un corso a Milano molto partecipato. Ultimamente mi sono dedicato a fare advisor per una ICO thailandese che abbiamo raccolto 57 milioni, quindi molto interessante. Sì, onesto, giusto. E adesso siamo qua. Faccio dei corsi molte volte, faccio dei webinar e quant'altro. Bene, bene, perfetto. Quindi chi meglio di te per poterci aiutare, o meglio per poter aiutare i nostri ascoltatori a comprendere un attimo come poter interagire col mondo delle criptomonete. Soprattutto vogliamo partire da una questione. Partiamo dal perché molte volte le persone che si avvicinano al mondo delle criptovalute sbagliano a visionarlo, cioè, ovvero, lo visionano come mero investimento, quando invece esiste altro. Sì, diciamo che l'aspetto dell'investimento, paradossalmente, purché interessantissimo, purché anche noi ci siamo avvicinati come investitori, come speculatori, e poi magari lo andiamo a trattare anche come vedere la parte di investimento, proprio mai come nel mondo delle criptovalute, oggi è importante vedere cosa c'è dietro. È importante vedere cosa c'è dietro perché probabilmente, anzi quasi con certezza, siamo all'inizio di una vera rivoluzione. Tant'è che molti esperti paragonano proprio il mondo delle criptovalute, la nascita del Bitcoin, della blockchain e quant'altro, alla rivoluzione più importante dopo internet. Io sono assolutamente convinto. Proprio chiediamo anche a te, Mirko, cosa ne pensi del lato investimento e di ciò che c'è dietro, cioè perché la gente magari tende inizialmente a vedere solo un aspetto e cosa c'è dietro invece di più, che cosa dobbiamo osservare. Sì, diciamo che chiaramente all'inizio è quasi normale vedere solo il lato speculativo di questo settore, perché è quello che appare più in prima battuta, quindi la voglia, vedere un mercato così volatile ci dà quella voglia di salire sul treno e guadagnare soldi facili. Non è così, perché poi c'è chi guadagna ma c'è anche chi ha perso tanti soldi, chiaramente. Però il vero nodo, secondo me, importante è tutto quello che ci sta dietro, cioè il sottostante. La famosa, l'avete sentita sicuramente, la blockchain, il sottostante delle criptovalute,
che permette chiaramente di essere applicata in tantissimi settori, anche a livello industriale soprattutto. Ultimamente si stanno avvicinando tantissime aziende, soprattutto la piccola e media impresa italiana, anche io mi confronto con loro, che stanno cercando di sviluppare progetti per facilitare proprio i propri flussi, per gestire in maniera anche più trasparente alcune procedure amministrative interne. Quindi diciamo che gli smart contract insieme alla blockchain è la parte più interessante a livello tecnologico e la vera rivoluzione forse sta proprio lì. Chiaramente noi ci possiamo prendere anche tutte e due, non è detto che bisogna solo guardare la parte tecnologica e tralasciare quella degli investimenti, chiaro, però bisogna vederla con un occhio anche più ampio secondo me. Assolutamente, anche perché proprio forse il 2018 possiamo raffigurarlo, possiamo interpretarlo lato investimento proprio come l'anno delle criptovalute in ambito investimento. Tantissimi speculatori sono avvicinati, è nato in dicembre, se non erro, il primo futuro sul Bitcoin, e da lì anche il mercato è, da un certo punto di vista, un po' cambiato. Si sono buttati gli istituzionali, si sta buttando il mondo, e quindi resta senza ombra di dubbio, anche a livello di investimento, anche a livello speculativo, uno probabilmente oggi dei mercati più straordinari, più interessanti, e come pochi. Ma proprio perché io ricordo, noi abbiamo iniziato ad investire in criptovalute ormai un anno e mezzo fa, comunque agosto dell'estate scorsa, e da lì in poi è salito tutto, cioè veramente su qualunque treno salivi, era entusiasmante, era straordinario. Io mi ricordo una banalità, quando c'è stato proprio il momento di super trend dell'SEO, che qualunque cosa comprai, cioè per 5, sì, per 10, acquistato, ma veramente mettevi 100 euro da una parte e crescevano. Io ricordo aver messo 100 euro su Dragon Chain, dopo 3 mesi ne ho trovati 14.000, cioè è chiaro che il mondo poi si è avvicinato, e poi molti sono entrati magari anche nel momento di massimo, ma perché probabilmente, e qui lo chiedo proprio a te Mirko, siamo arrivati ad avere Bitcoin da gennaio 2017, quanto eravamo? Intorno ai 2.000, comunque eravamo molto bassi, a vederlo oltre 20.000 in un anno, e poi ora siamo tornati intorno a 5-6.000, e molti sono avvicinati proprio dall'euforia, dal momento in cui il Bitcoin stava salendo, sembrava che tutti dovessero salire sul treno della vita, tant'è che io mi ricordo proprio un momento veramente incredibile, che è anche preoccupante sotto un certo punto di vista per chi di noi fa investimenti da anni, queste cose le sa, che ero in un baretto, questa te la racconto, ma proprio in una di quelle botteghe brutte, un po' vecchie, non chiedermi cosa ci facevo, e dietro di me c'erano dei vecchietti, sostanzialmente, ma veramente avevano avuto 70 anni, che dicevano Bitcoin, hai sentito, robe da matti, e quando iniziano a parlarne tutti, probabilmente sta succedendo qualcosa di particolare, perché la finanza e il popolo, tra virgolette, nel senso, e la grande massa, quando si sta entrando troppe, forse perché è un momento in cui non bisognerebbe investire un investimento. Infatti poi il Bitcoin era 20.000 in quei giorni, è crollato, ora siamo intorno a 5-6.000, ma è potenziale in realtà che in quel momento, forse, per quanto attualmente, e qui proprio lo chiedo a te Mirko, la tecnologia, nonostante stia facendo passi da gigante, forse in dicembre l'aspetto finanziario era un po' pompato, un po' sopravvalutato rispetto alla tecnologia sottostante, mentre ora forse è sottovalutato. Sì, sicuramente dicembre dell'anno scorso è stato un po' uno snodo importante, soprattutto perché moltissimi si sono fatti male. Eravamo belli alti. Sì, c'era proprio un hype totale, se ne sentiva parlare ovunque, i giornali ne parlavano, i blog ne parlavano, gli influencer ne parlavano. Sembrava che potesse salire all'infinito, però come ben sappiamo, insomma, solo le truffe salgono all'infinito, ma diciamo che Bitcoin è molto di più, le criptovalute sono molto di più e devono avere anche un sottostante di una certa logica. Infatti, secondo me, in questi mesi, in dove il mercato si è un po' contratto, abbastanza contratto, è anche positivo, perché comunque ha dato modo anche alle persone, sbattendoci la faccia, di studiare, magari di informarsi, di capire cosa effettivamente avevano sbagliato, cosa c'è sottostante, e magari la risalita che ci sarà probabilmente è molto più sana rispetto a quello che è accaduto a dicembre. Questo sicuramente. Tra l'altro, sono completamente d'accordo, sono d'accordissimo. Di certo su questo ambito, cioè io e Ale arriviamo dagli studi sulla parte trading online,
e abbiamo basato buona parte dei nostri studi sull'analisi tecnica. Non è questo il caso. Le criptovalute sono troppo giovani dal nostro punto di vista per fare delle analisi tecniche di un certo livello. Sono troppo però, calde. Sono esatto, però una situazione molto interessante. L'ho visionata così sul grafico di Bitcoin, che effettivamente ha battuto un livello di supporto più di una volta, ha creato un triangolo formazione rialzista. Questo qua potrebbe esserci una bella spinta. Vediamo un po' se anche in questo caso l'analisi tecnica ci azzecca o no. Anche perché un amico che conosco, lui lavora solo su DAX, quando aveva aperto il future sulla borsa di Chicago, aveva iniziato a operare con le tecniche che utilizzava su DAX, ha operato su Bitcoin con tecniche intraday e aveva vinto il campionato internazionale di una settimana solo scalping puro su Bitcoin. Sì, beh, con la volatilità quindi su qualcosina può tornare utile, però ovvio noi restiamo sempre dell'idea che è troppo giovane come comanda le notizie di primo pelo. E sotto un certo punto di vista anche ottimo, e grazie e male che è così, ma perché oggi ci sono delle opportunità straordinarie, cioè se si riesce a stare in contatto, e poi magari vediamo anche come noi riusciamo e come suggeriamo anche magari chi ci sta ascoltando delle modalità per reperire queste notizie, cioè oggi avere la notizia 2, 3, 5 giorni prima nel mercato di criptovalute è possibile, mentre in mercati già più sani, tra virgolette, più maturi, è chiaramente impossibile che trapeli e non si può neanche fare. Mentre sul mercato di criptovalute si possono fare ancora tante belle cose, dal punto di vista finanziario, sotto un certo punto di vista, quindi avere la notizia prima oggi ci agevola e ci permette di fare dei risultati straordinari. Io mi ricordo, Mirko, quando, ora non ricordo, quant'è? 6 mesi fa, 8? Era novembre. Mirko ci ha dato un tips, ce l'ha passata sotto banco, e abbiamo fatto un per 4, un per 5, veramente nell'arco di qualche giorno di più. Quanto è arrivata? Stellar Lumens. Io mi ricordo un per 23 sul mio. Sì, è vero. Era schizzato, abbiamo fatto dei numeri straordinari, quindi ti dobbiamo ancora qualche cena, Mirko, ma piano piano ci sistemiamo. Sì, no, ma perché poi diciamo che Bitcoin e le criptovalute, quelle magari a maggior capitalizzazione, comunque sia seguono delle logiche ancora imparagonabili rispetto ai mercati tradizionali, però hanno un aspetto di logica. Però non dimentichiamoci che chi vuole speculare, comunque esistono più di 1500 criptovalute, alcune con volumi bassi, manipolabili, quindi in quell'ambito lì comunque è interessante avere conoscenze delle persone che stanno dietro, magari, perché dietro una criptovaluta ricordiamoci sempre che spesso c'è un'azienda, un'azienda che ha fatto una ICO, che ha una struttura aziendale, che ha sviluppatori e quant'altro. E quindi gli exchange, che in questo momento fanno un po' da capo a questa situazione, non voglio dire che vanno a manipolare, però hanno un grosso potere di poter gestire comunque l'andamento di una criptovaluta, quindi conoscere queste dinamiche sicuramente ci può aiutare in alcune entrate vantaggiose, diciamo. Sì. Vero, vero. Soprattutto hai fatto presente che buona parte delle cripto e delle ICO sviluppate hanno dietro una società vera e propria che fa partire il progetto. Assolutamente vero. Però, giusto, puoi dare un paio di indicazioni a chi ci sta ascoltando, in quanto nel corso di questi periodi che abbiamo passato insieme abbiamo notato alcune aziende sane e altre aziende un po' più, diciamo, black, un po' meno certe nel loro andamento. Un po' meno nobili, dai. Sì, bravo, meno nobili, mi piace come termine, un po' più scammone, no? Quindi, qualche informazione per chi ci sta ascoltando. Cioè, quali sono proprio quelle da cui stare lontanissimo e appena senti magari quelle due o tre cose dire no, questa non va bene, e quali invece possono avere, non dico essere interessanti, ma avere degli sviluppi, quindi dire questa l'approfondisco. Sì, sicuramente in un tessuto come quello delle criptovalute, dove non voglio dire l'ignoranza, ma ignoranza nel senso proprio del termine, cioè la mancanza veramente di informazioni, le truffe, perché sono truffe a tutti gli effetti, hanno maggiore presa verso le persone, perché le persone che magari non hanno consapevolezza di quello che è il mondo cripto, arriva il classico amico di turno che ti dice guarda, e questa è un'indicazione abbastanza standard, arriva un amico che ti dice guarda, ho trovato un investimento del secolo, probabilmente questa criptovaluta farà come Bitcoin, adesso vale pochissimo, compra questo pacchetto che ti dà una redditività garantita e vedrai che insomma fra un anno siamo tutti milionari, siamo tutti ricchi. Se poi lo suggerisci anche ad altre persone, fai ancora prima.
Ecco, questa classica frase rimodulata in vari modi solitamente è il primo indice di allarme verso una truffa, verso uno scam, verso, insomma, se ne è visti diversi, ce ne saranno ancora perché ce ne sono tantissimi che stanno ancora operando. Ne hai visto qualcuno, anche sulla tua bacheca qualche post. Sì. L'unica cosa, bisogna stare attenti perché ultimamente anche un mio caro amico, insomma, un influencer youtuber, si è preso pure una denuncia da una di queste società, che sicuramente poi l'ho aiutato e non andrà in porto perché se tu mi denunci che io ho detto che tu sei una truffa e poi io dimostro che lo sei, probabilmente non è diffamazione, ma sei tu che devi dimostrare di non essere una truffa. Mm-hmm. Però, e quindi probabilmente ritireranno le denunce e quant'altro. Però sono comunque delle società che hanno acquisito potere perché hanno raccolto alcune miliardi di dollari, hanno raccolto, quindi hanno fatto entrare decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. E ripeto, in un settore dove bisognerebbe informarsi prima di entrare, le truffe sguazzano allegramente. Quindi il mio consiglio alle persone è quello di sicuramente perdere nel senso investire del tempo a un minimo di formazione di base. Non serve essere ingegneri nucleari per capire le basi di questo ecosistema. Però sono quelle basi che ti permettono poi di saper leggere magari un white paper e poter giudicare un progetto, un ICO, una società. Cioè, e quindi in quel modo lì uno può dire ok, investo, ma investo con un minimo di consapevolezza. E poi chiaramente non abbiamo la palla di vetro, sono società, sono startup. Quindi come nel mondo tradizionale le startup una su mille ce la fa, mm-hmm. E qui probabilmente ci troviamo nella stessa identica situazione, se non di più. Però almeno possiamo investire con un minimo di cognizione di causa. Esatto, tra l'altro su questa parte qua di coscienza, adesso faccio un piccolo outing su una cosa. È bene informarsi, assolutamente sì, ma anche nei progetti che hanno un risvolto un po' più black, meno nobile, a me è capitato di entrarci. Perché? Perché tipo analizzi un attimo una situazione, vedi quello che sta per succedere e lo fai solo a scopo speculativo, proprio un'entrata e fuga. Sì, okay. Non è che ci passi la vita di dentro, mentre su altri progetti dove vado a studiare il white paper vedo che c'è dietro qualcosa di veramente importante così, e li prendo, compro, me ne dimentico e tengo perché mi attendo un risvolto futuro. In alcuni casi, veramente sono stati tre in tutto, cos'è che mi sono aspettato? Ho sentito che già sotto sotto puzzava di scam, ho detto, ma io ci butto dentro proprio una puntatina. Lo scammino c'è, ma un anno dura. Esatto, no, ma così prendi, ci vai e via. Però, di certo, è una cosa che l'ho fatta con coscienza dicendo, ok, io questi qua che sto mettendo adesso li posso aver persi, anzi li ho già persi, quindi vediamo un po' come va. L'importante, come hai detto tu, è studiare ben nello specifico il white paper, informarsi sulle strutture di base e poi, perché no, avere con sé una community esperta del settore che ci racconta e ti dà tutte le informazioni possibili. Soprattutto magari tu stai studiando un white paper in un determinato modo, un'altra persona sta vedendo lo stesso white paper e fa notare delle cose che magari non hai letto. Sì, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista algoritmi, di qualche altro aspetto, ma poi anche perché, cioè, le basi sono troppo essenziali sia per investire con coscienza ma anche per conservare con coscienza. Infatti non dimentichiamoci, mica come tu ci insegni, che comunque siamo noi proprio la banca vera e propria, e questa poi è la vera e propria rivoluzione. Cioè, se perdiamo le chiavi private dell'accesso al nostro wallet o mandiamo i bitcoin a un indirizzo sbagliato, non so, di Ethereum, dico una cavolata, e quelli sono persi per sempre, sono persi nell'etere e non tornano nell'iperspazio. È così che... sì, sicuramente non è solo una questione di investimento, ma è proprio anche una questione di come gestire effettivamente le criptovalute, perché è veramente una gestione. Infatti, secondo me, siamo all'anno zero ancora su alcune tecnologie, per questo apro una parentesi verso anche le nuove professioni del futuro, perché sicuramente nasceranno tantissime nuove professioni, opportunità per tantissime persone. Questo perché è un settore ancora acerbo, soprattutto di infrastrutture. Piano piano si creerà una facilitazione per l'utilizzo anche verso tutte le persone delle criptovalute, quindi anche facilitare la gestione delle chiavi private, gestire, che ne so, faccio un esempio, l'eredità in criptovalute, cioè come gestire le successioni delle criptovalute.
sono tutti argomenti che adesso magari sembrano lontanissimi, però dovremo arrivare, si dovrà creare tutto l'ecosistema per aiutare le persone a gestire con facilità il tutto. E questo chiaramente è indice di opportunità per le aziende che sapranno sfruttare questa onda. Sì, anche per i professionisti attuali, o comunque ci saranno delle nuove professioni o comunque delle variazioni di professioni già esistenti. A me viene in mente il notaio, l'avvocato, che tutte quelle che hanno un risvolto legale possono essere ben aiutate da parte di blockchain, su gli smart contract, queste cose qui. Secondo me necessitano di uno studio più specifico del settore, e chi si muove già adesso sarà passi avanti per il futuro. È un'opportunità straordinaria per le aziende e poi per gli investitori che sanno investire sulle aziende giuste. In questo podcast abbiamo dato tantissimi tips operativi, consigli utili, e poi abbiamo accennato molte volte a un aspetto che io trovo essenziale, che se è essenziale nel mondo degli investimenti, lo è ancora di più, lo è ancora più vero nel mondo delle criptovalute. Perché se il mondo degli investimenti azionari, immobiliari e quant'altro vanno comunque a una velocità importante, spesso più importante del mondo tradizionale, quindi non finanziario, il mondo delle criptovalute va a 100 all'ora, va 1000 volte più veloce. Ogni giorno c'è una novità, ogni ora possono uscire novità che cambiano e influenzano completamente il mercato, cosa che nell'economia tradizionale magari ci vuole un pochettino più tempo. E quindi per questo è essenziale, fondamentale, seguire, stare sul pezzo, e per stare sul pezzo e conoscere tanti progetti, avere le informazioni per lo serve una community. Una community che può essere un gruppo di pari, di professionisti che conosce e che vive giornalmente il mondo delle criptovalute, ma anche a livelli molto importanti, perché serve quel collegamento, quel ponte, e a noi su questo Mirko c'è stato di straordinario aiuto. Tra l'altro condividiamo con tutti la community di Mirko. Mirko ha una community che si chiama MF Crypto, una community in cui fa dirette, webinar e quant'altro, e condivide comunque quello che sono le nozioni, le notizie di primo pelo, delle informazioni che possono aiutare o a salvarsi in alcune situazioni o in altre invece a cogliere proprio delle vere e proprie opportunità finanziarie. Noi le seguiamo, noi spesso abbiamo investito e siamo super soddisfatti e contenti. Siamo veramente euforici di questo. E no, a parte gli scherzi, è essenziale, quindi se qualcuno è interessato al mondo crypto, MF Crypto, community Facebook e Telegram. Per il mondo degli investimenti, se ancora non lo sei, mannaggia a te, community di Investiro, quindi vai su www.investhero.it con l'H, e inizia a vivere l'ambiente, inizia a vivere gli investimenti e gli investitori, che è una bella problematica. Tra l'altro, un'altra bella chicchetta, anzi due straordinarie, che abbiamo rotto un po' le balle a Mirko per questo, ma ce l'abbiamo fatta, dai, per gli investitori di Investiro, per i nostri ascoltatori. Tamirko ci ha accennato di aver fatto a Milano, c'eravamo anche noi, è stato un corso straordinario, il corso di MF Crypto, in cui viene spiegato come gestire, come investire, come gestire quello che sono i portafogli cripto, la tua strategia, io ricordo quella per che utilizzi per ricercare le migliori cripto in breve tempo da investire, per saltare sui vari treni e prendere vari trend. E quindi noi siamo riusciti insomma a confezionarlo, a farlo tirare fuori di nuovo per gli ascoltatori di Investiro, quindi chi vorrà poi c'è un link come sempre in questo podcast nella descrizione, in cui si potrà accedere a un prezzo super Investiro, quindi straordinario, per il corso di Mirko che ha fatto a Milano, quindi straordinario, un corso bellissimo. E in aggiunta c'è anche una piccola sorpresa, quella è il top, quella è la ciliegina. Allora lo facciamo dire a Mirko questo, dai, spara. Sì. Mirko, allora, oltre al corso che mi avete dissanguato perché avete fatto un prezzo insomma abbastanza interessante per la vostra community, ma va benissimo così, sono prezzo fedeltà. Prezzo fedeltà. E sì, a chi parteciperà insomma al corso, chiaramente online, avrà anche accesso a un report che ho fatto in questi giorni. Mi ero ripromesso di non lo fare assolutamente, perché comunque diciamo che è un report dove ho scritto un qualcosa che sono venuto a conoscenza diretta, perché conosco l'azienda, perché conosco varie dinamiche aziendali, e quindi diciamo che avete un po' un privilegio di leggere un qualcosa che online non troverete, nessuno ve lo dirà mai. E quindi niente, ma avete preso anche questo, diciamo. E insomma, abbiamo fatto il report sulla criptovaluta del mese.
Io l'ho comprata qualche giorno fa, già sta un più 15, un più 20%, sta andando molto bene, ma i margini attesi, da quello che ci dice Mirko, sono Sono veramente, veramente sì, interessanti. poi per carità, nessuno sa cosa accadrà, però diciamo che le probabilità qui, il rischio rendimento sono davvero, 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 davvero interessanti. Io devo ancora acquistarla, quindi finita la call, ci È metto quasi, dentro si parla qualche. di un per tanti, quindi acquistalo che sei ancora in tempo. E niente, quindi qui sotto troverete il link per accedere al corso di Mirko col price di Investiro e al suo super report sempre con Investiro. Quindi insomma, in questo podcast poi è un po' tutto. Rilasciamo i vari link per continuare a seguirci, la community Investiro su www.investiro.it per entrare nella community degli investitori consapevoli, Mirko Faleri, MF Crypto. Potete contattarci anche sulla pagina, farci tutte le domande che volete e vi aspettiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao Mirko! Ciao! Ciao!